Ciao a tutti e benvenuti nel primo di una lunga serie, non lo so, <ride> di tutorial sull'editing audio. Volevo condividere con voi l'esperienza che ho avuto durante l'editing di un audiolibro. Vi spiego meglio: avevo la necessità di ehm, ambientare alcuni dialoghi. In un posto specifico, in questo caso era una foresta, eh, però eh, diciamo che la metodologia di lavoro eh, va bene per una grandissima parte di ambienti e vedremo come, come funziona. Mi sono affidato a quelle che vengono chiamate IR, ossia eh, l'acronimo inglese di eh, risposta all'impulso. Che cos'è una risposta all'impulso? è il comportamento che ha un determinato ambiente su un'emissione sonora. Come vedremo ehm, vengono misurate e troviamo fortunatamente da alcune librerie gratuite, io ne ho ehm, selezionata una che vi linkerò in descrizione, queste misurazioni che possono essere utilizzate per ambientare. Un, un suono che può essere una voce piuttosto che una registrazione di un qualsiasi strumento o eh, degli effetti sonori in, un, eh, in uno specifico ambiente. Eh, la cosa molto interessante è che si tratta di misurazioni real world, ossia effettuate e non simulate. Per questo tutorial io sto usando eh, Ableton Live, ma eh, il plugin... Eh, gratuito che utilizzerò e che trovate eh, nel link in descrizione eh, può funzionare in qualsiasi eh, software di editing eh, audio che supporti i vst o le audio units per, per se siete su mac il software si chiama convology xt ed eh, è da questo e trovate il link in descrizione Ora andiamo a vedere un attimo la libreria che ho eh, selezionato ed è questa OpenAir. Trovate il link in descrizione. Che cosa viene mh, condiviso su uh, OpenAir? Su eh, OpenAir vengono condivise tutta una serie di misurazioni real world, quindi misurazioni eh, effettuate in loco eh, delle risposte in frequenza dei vari ambienti. Infatti, se io vado su IR Data tutta una serie di eh, ambienti che posso utilizzare eh, magari adesso ci concentriamo sul ah, vediamo un po questo tunnel eccolo qua allora se clicco eh, sul, sul link avrò la descrizione del tunnel come eh, dove si trova qua sulla mappa il team che l'ha misurato, quando, la cubatura, che tipo di eh, sorgente sonora è stata utilizzata, tutta una serie di dati tecnici, quali eh, il, la sorgente sonora, il microfono utilizzato e eh, tutta anche una serie di immagini proprio dell'ambiente eh, che è stato misurato, nonché, cosa che ci sarà molto utile, le varie misurazioni dove sono state effettuate e come, vedete, per esempio, la misurazione A è stata effettuata a 2 eh, metri e mezzo dall'ingresso del tunnel, con sorgente, quindi in verde, e eh, microfono a mezzo metro d'altezza e eh, distanti 5 metri. In questo caso, per esempio, nella, nel caso B, eh, la sorgente è stata eh, spostata all'ingresso del tunnel nella misurazione c ancora un pochino all'interno del tunnel fino ad arrivare alla misurazione f in, eh, che è stata effettuata a 50 metri dall'ingresso del tunnel questo grafico eh, ci sarà molto utile in seguito per capire dove eh, vorremmo posizionare e ambientare con esattezza il nostro suono se andiamo nella voce Uh, impulse responses, abbiamo tutta una serie di esempi del, uh, dei file utilizzati per la, mh, per la misurazione e uh, una serie di uh, esempi di risultato finale. Noi andremo a scaricare un file zip e a decomprimerlo. E tutta una serie di file wave che, che potremmo importare nel nostro plugin di riverbero. Infatti, se torniamo al nostro software di editing possiamo andarci a selezionare la cartella dove abbiamo scaricato eh, i nostri file e qui, da qui potremo importare l'ambientazione diciamo che ci, eh, che ci interessa adesso vi faccio sentire il, il file eh, Completamente dry, ossia senza effetto 1 2 3 4 5 6 7 8. Andando a selezionare una delle varie ambientazioni, uno dei vari punti di ripresa, possiamo ascoltare come cambia il, la nostra ambientazione. Allora, così è completamente dry 1 2 3 4 5 6 7 8. Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, 20 fourteen, fifty, sixty, seventeen, eighty, ninety, one hundred. Ed è appunto qui che ci viene eh, in aiuto il grafico di cui prima. Uh, perché possiamo avere un'idea più. Eh, immediata di dove andremo ad ambientare eh, la nostra sorgente sonora. Eh, come vi dicevo, con VoloGXT è eh, scaricabile gratuitamente, c'è il link in descrizione e sempre in descrizione avete eh, una serie di eh, link ai vari plugin integrati nelle varie eh, workstation di editing, nei vari software di editing che vi permettono già di importare le misurazioni IR e questo è tutto per il primo tutorial per qualsiasi domanda, dubbio o commento utilizzate appunto scusate la ripetizione la sezione commenti in basso e trovate tutti i link in descrizione e anche del file utilizzato per la prova che è preso da FreeSounds vi saluto e speriamo di trovarci presto in un nuovo tutorial grazie